Fil di ferro per tenere il semaforo, questo lo scenario che si presenta in via Fra Gerratana, all'incrocio con via Catania. Lo stesso semaforo del quale ci siamo occupati qualche settimana addietro, quando a causa del maltempo alcuni impianti per regolare il traffico veicolare sono andati in tilt. Fil di ferro anche per ancorare i semafori in via Leone XIII all'altezza della chiesa San Biagio e della posta centrale, dove sembra essere invece stato utilizzato un cavo elettrico dismesso. Una segnalazione che arriva dal consigliere comunale di Caltanissetta protagonista Salvatore Petrantoni, che abbiamo voluto sottoporre all'attenzione dell'assessore competente, vista la pericolosità degli impianti semaforici che con le piogge e il vento tipiche della stagione invernale potrebbero staccarsi mettendo a repentaglio l'incolumità di passanti e automobilisti. Ringrazio il consigliere Petrantoni per aver segnalato questa criticità presente in qualche semaforo, in qualche impianto semaforico della città. Oggi stesso ho chiesto al comandante di avviare una verifica di questi impianti semaforici e di risolvere chiaramente il problema. C'è da dire che gli impianti semaforici in città sono ormai vetusti, sono ormai vecchi. E proprio per questo motivo cercheremo altresì di trovare un finanziamento ad hoc anche in collaborazione con l'architetto Luglio, che è il nostro consulente nell'ambito dei finanziamenti europei e non europei, per trovare quelle risorse economiche che possano permettere di aggiornare anche da un punto di vista chiaramente tecnologico questi impianti semaforici. E aggiungo inoltre, come più volte detto, che partiremo a breve con l'appalto per quanto riguarda l'aggiornamento da una parte del PUT, ma dall'altra parte del PUM, quindi del piano urbano della mobilità, all'interno del quale è chiaro che sarà previsto altresì un aggiornamento di questi impianti semaforici.